Ciao a tutti ragazzi, sono Lightning e bentornati in questo nuovo video su Animal Crossing. Se vi ricordate, nell'ultima caccia ho trovato Titti. Sì raga, proprio Titti, la vera Titti, quella del cartone animato, che in realtà nel cartone animato è maschio, ma qui su Animal Crossing è femmina. Quindi smettetela di confonderci, è maschio femmina, non si capisce. Cioè, prima mi fate credere che è femmina nel cartone, poi mi dite improvvisamente dopo 20 anni che è maschio, e poi su Animal Crossing me la fate di nuovo femmina. Basta confonderci. È arrivata Titti, ma è rimasta tutto un giorno. Davvero un giorno? È rimasto un giorno perché è arrivato un gatto. E guardate il caso, arriva un gatto, cioè in realtà Titti se ne va quando un gatto vuole venire nella mia isola. Molto strano, posso proprio dire, mi è sembrato di vedere un gatto. In realtà mi sa che se l'è mangiata Titti, ragazzi, perché ci sono troppe coincidenze. Cioè, l'uccellino Titti che se ne va quando arriva il gatto, mi sembra strano. Quindi oggi andiamo a scoprire chi è questo gatto, perché ovviamente io lo so, ma voi non lo sapete. Quindi un pochino di suspense, vi chiedo un like e iniziamo. Andiamo subito a scoprire chi è arrivato alla T-Way. Spero di non trovarla in giro, così voglio fare un pochino di suspense. Spero di trovarla in casa, anche perché non ho mai visto la sua casa. E vediamo, speriamo, ma non siamo fortunati, quindi non lo so. Per adesso ho visto solo Diana e Broccolo. Qui c'è Misuzu. Comunque adoro le nuove emozioni. Se vi siete persi il video di ieri sera, andatelo subito a vedere, perché vi faccio vedere come sbloccarle, raga. Adoro, troppo belle. Ciao Misuzu, ciao. Ti piace questo? È troppo bello. È offesa con me. Guardate la faccia. Guardatela in faccia, incazzata nera. Cosa devo pensare di te? Ti vedo andare in giro per l'isola e se mi incroci non mi saluti neanche. Perdonami. È educato salutare qualcuno anche senza avere qualcosa da dire, e io sono sempre felice di parlare con te. Mi stai dicendo che sono maleducata? Mi stai dicendo che non ho educazione? Ragazzi, ma come si permette? Cioè, non me ne frega niente della tua rarità, ma non ti permettere, non te lo lascio dire questo. Cioè, come ti sei permessa? Cioè, voglio parlarti. Certo, prima mi insulti, ora mi dici degli ultimi pettegolezzi. C'è qualcuno sulla spiaggia portato dalla marea? Accade spesso, eh? Ah, perché ogni tanto, se trovate un Gulliver morto sulla spiaggia, gli abitanti lo vedono e ve lo dicono. Però no, non aiutatelo, lasciatelo morto lì. No, tanto, chi se ne frega. Le cose giuste. Comunque, mi dispiace. Guarda, questa volta faccio finta di niente. Andiamo avanti, abbiamo un gatto da scoprire. Speriamo che si è chiuso in casa. No, non si è chiuso in casa. E niente spoiler, perché si è autospoilerato. Ed è la nostra cara Matty. Quindi ragazzi, è arrivata Matty. E voi sapete chi è Matty, perché se avete partecipato a quella famosa live, sapete quello che è successo. E se non lo sapete, vi faccio un breve riassunto. Era una normale caccia, siamo arrivati in quest'isola deserta, abbiamo visto questa sagoma con le orecchie grigie e i piedini grigi, molto simile a Raimondo, e tutti hanno pensato, io stessa ho pensato, oddio, ho trovato Raimondo, ho iniziato a sudare, a tremare, e mi stavo alzando, stavo ballando, mi stavo spogliando, poi ho cambiato la visuale e ci siamo accorti che era questa stupida gatta Matty, che in realtà è molto carina, però mi aveva trollato malissimo, ragazzi, mi aveva trollato malissimo. Non potete capire la delusione, non mi sono mai più ripresa da quel giorno. Mai più. Ma è arrivata sulla mia isola così a caso, non sono stata io a cercarla, mandando via Titti o mangiando Titti. Questo non lo possiamo sapere, non lo sapremo mai, e quindi magari ci facciamo anche una creepypasta con Amico Diverte, chissà quando. Però, a parte gli scherzi, è arrivata da sola e vi posso dire che è carina, cioè in faccia è veramente simpatica. Certo, non è Raimondo. E mi dispiace se avete pensato che...
non volevo fare clickbait, raga. Non era materialmente possibile. Raimondo non verrà mai nella mia isola. Non lo troveremo mai, non esiste. Quindi non poteva essere lui. Non poteva essere lui. E quindi ci accontentiamo della nostra Matey. Anche se non so se posso dimenticare quello che è successo. Perché onestamente certe ferite non si possono dimenticare, non si possono ricucire. Non posso dimenticare, Matey. Io non posso dimenticare. Però non mi puoi più trollare, quindi se io ti trovo, non ti posso più trovare nell'isola deserta, e quindi la prossima volta sarà Raimondo. Ne sono sicura, ma adesso andiamo a fare due chiacchiere. Ciao, Matey! Hai un talento speciale per il trucco e la cosmesi? Io ho un talento speciale per il trucco? Davvero? Davvero? Ma io non mi sono truccata. Cioè, che problemi hai? Non mi sono truccata, Matey! Io non mi sono truccata, vorrei parlarti di nuovo. Ma sono curiosa. Sai che tipo di sport adora? Mi chiede del mio ragazzo. Mi sta chiedendo del mio ragazzo. Senti, giù le zampe dal mio ragazzo. Senti, non ci provare proprio, perché no, stiamo iniziando già, abbiamo iniziato malissimo io e te. Ma mi chiedi del mio ragazzo? No. Comunque, certo che lo so. No, ho fatto delle ricerche, sì, hai problemi? È un mio problema. Basta, non volevo parlare. Basta, volevo solo salutarti. Io comunque volevo vedere casa tua. E basta, non voglio parlare con lei. Voglio usare il mio coso qua. Comunque, ho le emozioni nuove, guardate che sono belle. No, non la fai con me, falla con me. Che fai? Già ti alleni, manco sei arrivata già a fare gli sport. Guarda. Facciamo le emozioni insieme? No! 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 È una cantante! No! È più stonata di Ava! È più stonata di Ava! Ti prego, no! A questo punto andiamo a sbloccare anche il poster di Matey. Come si sbloccano i poster? Ovviamente quelli grandi, quelli piccoli no, raga, perché quelli piccoli vi vengono regalati dai vostri abitanti. Per sbloccare quelli grandi vi basterà andare dal vostro amichevole hippie di quartiere. Quindi andate dal Dodo Baldo e visitate l'isola dove potete fare appunto i set fotografici. Quindi si parte. Ed eccoci arrivati, raga. Ed eccoci arrivati. Prima di tutto potete anche controllare i poster che avete disponibili, si acquistano dal catalogo Nook oppure dal punto Nook dentro il municipio. È la stessa identica cosa, quindi se non avete l'applicazione potete entrare nel municipio e andare nel punto Nook. A questo punto articoli speciali e abbiamo la voce poster. Qui notiamo tutti i poster che abbiamo riscattato. Sono quasi tutti abitanti di Lighty Way o comunque tutti gli abitanti che hanno fatto parte della mia isola. Alcuni me li avete regalati, quindi automaticamente sono stati catalogati, e altri li ho sbloccati con i miei amiibo, perché gli amiibo servono essenzialmente anche per questo. Quindi, come state notando, non ho il poster né di Matey, né di Diana, né di Capraldo, perché sono quelli nuovi e ancora non avevo riscattato i loro poster. A questo punto ci basta entrare dentro la casa e vi faccio vedere come sbloccare i poster. Vi basta cliccare la freccia in giù e aprire questa modalità. Poi cliccate nell'inventario e andate nella voce residenti, chiamate gli abitanti che vi mancano. Quindi ad esempio a me manca il poster di Capraldo, di Katie, di Diana, Cervasio, Matey, Cicciolo anche se non mi piace, Ubaldo, Misusso non mi ricordo, mi pare che c'era, e basta. Ho chiamato tutti i miei abitanti. Guardate che sono carini, raga, che sono carini. Sono troppo, 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 troppo carini. Questa cosa, raga, la dovevo fare per forza. Per forza, guardate che sono carini. Siamo tutti coordinati, raga. Sembra una trasformazione del Pretty Cure. Trasformazione o delle Wings, non lo so, chiamatela come volete. Bellissima, raga. Questa cosa è
troppo figa. Guardate, no, ma che ridere. Che ridere, raga. Sembra un balletto. Raga, sembra che ballano davvero, ma no, che figata. A questo punto sono rimasti tutti con le braccia in aria. Andate a vedere di nuovo il catalogo. Come vedete, torniamo nella voce poster e qui troviamo i nostri nuovi abitanti. Abbiamo Ubaldo, che prima non c'era, Meti, Katie, Diana, Cicciolo, Cerbasio e Capraldo, ragazzi. Vi basta andare nell'isola Fiorilio e chiamare gli abitanti qui nel set. Automaticamente il gioco registra i vostri abitanti e quindi trovate il poster nel vostro catalogo Nook. Fatelo con tutti gli abitanti, anche quelli che mandate via, perché così completate la collezione ed è importante. A me piace tantissimo raccogliere i poster e soprattutto potete fare queste cose fighe come questa, che è veramente, veramente figa. Come fare questa cosa? Perché magari non tutti lo sanno. Adesso vi faccio vedere. Cliccate sempre la freccia in basso per modificare l'isola e poi vi basta con il puntatore cliccare sul vostro abitante. Ad esempio, vedete che in alto a destra ci sono delle emozioni. Ora voi non le vedete perché c'è la mia faccia, però c'è la faccina con le emozioni, quindi vi basta cliccare ZR per mettere un'emozione su un abitante, oppure con il tasto X potete addirittura cambiare anche i vestiti ai vostri abitanti. Solo per il set, raga, poi nella vostra isola non cambierà nulla, i vostri abitanti saranno vestiti sempre allo stesso modo, eccetera. Una volta che avete settato tutte le emozioni sui vostri abitanti, andate ad aprire la macchina fotografica. Come vedete, c'è un tasto che solitamente non appare, ovvero il tasto A. Lo vedete sempre in alto a destra, in questo momento c'è la mia faccia e quindi non lo vedete, ma c'è, raga, quindi se fate questa prova lo vedete. Cliccate il tasto A e partono tutte le emozioni contemporaneamente. Quindi è veramente una figata perché sono tutti carinissimi. Guardate, guardate che sono carini. Abbiamo fatto questa coreografia simpatica. Allora, ragazzi, detto questo, oggi abbiamo trovato questa nuova gattina Meti. È molto molto carina, mi piace, sono comunque contenta anche perché Titti non era poi così carina, era simpatica, niente, niente di che. A parte Ubaldo, Boccolo e Cicciolo, i miei abitanti sono belli. Quindi vi chiedo tantissimi like per questo video, fatemi sapere se sapevate come sbloccare i poster sotto nei commenti e iscrivetevi al canale se siete nuovi perché stanno arrivando tantissimi altri video e noi ci vediamo in un altro video. Ciao a tutti ragazzi!